regata che con 63 edizioni fa parte della storia vedica di Napoli, del suo golfo e d'Italia. Una regata che attrae da tanti punti di vista, non solo sportivo, perché una serata come questa in cui centinaia di atleti, rappresentanti e armatori si riuniscono su queste banchine che ogni anno per la quinta zona, per la Campania Verde, attraggono turisti di tutta l'età. Con la tre golfi, quindi con l'altura, con una regata che tocca tre golfi, due regioni, tante isole, sicuramente come Campania, come sistema vitico Campania, ci troviamo di fronte a un patrimonio del sistema vitico di Napoli, del suo golfo, della Campania. Questa regata che ha ormai 63 anni, che dopo la Giraglia è la più antica del Mediterraneo, con la Minas Race di Malta, è entrata in qualche maniera anche perché la gente ha riscoperto le regate d'altura e quindi è attratta da questo, ma anche perché la settimana di regate a Capri, sulle boe e sui percorsi costieri, certamente attrae. Fare una settimana di regate tra il Golfo, Ponza, Ischia, Ligalli, Capri, è una cosa che, come molti dei partecipanti negli ultimi anni hanno sempre ripetuto, è una regata un po' speciale. Io la prima volta l'ho fatta nella 60esima edizione, per coincidenza fortunata abbiamo la stessa età, e già il terzo anno la faccio anche quest'anno. È suggestiva, gli scorci, i passaggi sotto Ischia, Ponza, ventotene all'alba come l'anno scorso, strepitoso, quindi veramente bello, e siamo felici che noi del Circo d'Italia, che in questo momento con lo yacht club italiano a cui siamo legati da sempre per un rapporto di gemellaggio che i due circoli hanno, e il Circo del Canottieri Aniene di Roma, anche questo circolo storico, devo dire quasi una corazzata imponente in molti sport, la vela è quello che loro hanno aggiunto da qualche anno, e lo yacht club Capri, che è nell'isola che attrae da sempre tutti, questo è stato probabilmente il connubio perfetto, per cui anche la Rolex ha voluto in qualche modo legare il proprio nome alla nostra regata. Diciamo che questa sinergia tra quattro club importanti come sono quelli che hanno organizzato questo evento rappresentano una forza molto importante, cioè noi riusciamo insieme a realizzare un evento a livello internazionale, dimostrando che la vela e il mondo, diciamo, che gira attorno alla vela, le qualità turistiche che girano attorno a questo evento possono trainare un turismo a livello internazionale. Quindi avere la soddisfazione questa sera qui in questo posto meraviglioso che è il Borgo Marinaro, con decine di barche che partecipano a questo evento, significa che questa sinergia ha avuto ragione, e questa sinergia è importante per l'Italia e per il Mezzogiorno. Noi abbiamo una potenzialità in queste zone incredibili, spettacolare, una forza trainante che, quando le persone vengono in questi posti, la gente rimane completamente incantata. La sinergia tra vela, mare e sicuramente bellezze sia culturali che, diciamo, storiche nel nostro territorio sono una forza incredibile che veramente può fare la differenza con, diciamo, anche posti internazionali di grande livello anche turistico.